Qui vorrei sentire la voce di Rosario Trefiletti per capire quali sono state le tendenze di quest'anno. Come sono andati i consumi? Galleggiamento è la parola. È un galleggiamento rispetto agli ultimi anni, anche perché è vero, si vede più gente in giro, ma per la verità nei confronti anche qui non è che si possa spendere una parola esagerata, ma il problema vero è la spesa, entrare nei negozi e comprare. Invece c'è molta gente che guarda, gira, diciamo così, vede se c'è un'occasione, e le spese per quanto riguarda i nostri concittadini sono più o meno quelle dell'anno scorso. Abbiamo verificato anche con altri soggetti imprenditivi nell'ambito del commercio che le spese quest'anno appunto saranno attorno alle stesse spese dell'anno scorso. Cosa vanno di più? Noi non concordiamo ad esempio sul fatto dell'abbigliamento, non abbiamo visto grandi movimentazioni nell'abbigliamento, mentre invece concordiamo per quanto riguarda soprattutto i libri, e questo a me fa molto piacere vedere le librerie dove c'è molta gente, ma non solo gente che guarda i titoli dei libri, ma gente che acquista. Ci sono i negozi high tech, ed è vero, c'è una maggiore predisposizione a comprare oggetti di alta tecnologia, e poi per quanto riguarda il consumo elettronico, anche nel nostro paese comincia ad implementarsi questo mercato attraverso il web, mentre invece sappiamo che su questo terreno eravamo molto in ritardo. Questo significa che i cittadini sono molto attenti all'innovazione, ma sono soprattutto attenti al risparmio. E allora io darei anche un messaggio ai miei concittadini dell'ambito del commercio e non solo, che bisogna innovare, perché è molto importante che i negozi, rispetto anche alla grande battaglia che si aprirà nei prossimi anni sui processi di intermediazione dei beni di consumo e di mercato, perché loro innovano, perché abbiamo bisogno di una struttura commerciale di prossimità, che prossimità significa che gli anziani possono acquistare di più e meglio, in maggiore qualità anche, che possono gli stessi centri urbani non essere desertificati da invece acquisti che possono essere o online o invece nei grandi supermercati delle cinture metropolitane. Ecco, bisogna innovare. Quindi posso dire, visto anche qui la presenza di un responsabile del turismo, e poi dirà lui ovviamente, verifichiamo anche noi un risveglio nell'ambito del turismo nel nostro paese e non solo. Però certo, i consumi sempre ancora stentano un po' a mostrare una lieve ripresa. Sì, i consumi proprio stentano ecco. E molto. Tanto è vero che noi diciamo che le spese attorno ai 150-160 euro a famiglia non avranno un picco in su, ma rimarranno galleggiando verso quei valori. Questa è la spesa media famiglia, insomma. Ora andiamo a parlare delle scelte degli italiani anche nel settore del turismo. Molti scelgono di passare queste vacanze in altri posti, altri rimangono a casa. Andiamo però in una sicuramente delle località turistiche montane più gettonate, perché lì la nostra Francesca Gallacci ci può raccontare come stanno andando le cose a Selva di Val Gardena, tra l'altro inserita in un bellissimo scenario. Francesca. Sì, noi siamo proprio al mercatino di Selva di Val Gardena e devo dire che qua in realtà molte persone ci hanno detto di essere arrivate magari dopo una sciata, dopo una mattinata passata a rifugio, per fare acquisti, per comprare magari i regali dell'ultimo minuto. Quindi insomma si prospetta una stagione veramente buona, si va verso tutto l'esaurito e sono numeri importanti, perché ci sono circa 20.000 posti letto, 800 strutture alberghiere o comunque per l'ospitalità.
ovviamente questo boom delle vacanze bianche, delle vacanze sulla neve, è anche aiutato dal tempo, che in questi giorni è veramente un contributo, perché è un tempo bellissimo. Oggi è stata una giornata splendida, domani le previsioni dicono ancora bel tempo, e quindi insomma qua devo dire che gli acquisti si fanno. Ecco, questo è molto importante. Vorrei adesso coinvolgere Tomei per cercare di capire quanti sono gli italiani che hanno deciso di partire per queste vacanze e quali sono le mete più gettonate. Le mete più gettonate sono sicuramente quelle dell'arco alpino, anche del centro Abruzzo per quanto riguarda l'Appennino tosco-emiliano, e parliamo del turismo della montagna, turismo neve, ma il servizio coglie bene anche l'integrazione da CRI rispetto a chi sceglie una meta, diciamo, preferita, principale, che può essere andare in montagna, andare sulla neve, andare a sciare e poi comunque effettuare quello che noi definiamo il turismo esperienziale, visitare i borghi, andare per mercatini, come dire, effettuare quei percorsi identitari. Noi stimiamo in presenze circa 1.800.000 persone che si muovono nel ponte di tra Natale e l'Epifania, tra il 2017 e il 2018, e superiamo il 7% in più di presenze, secondo la nostra indagine CNA, rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. E anche gli acquisti, che sono integrati naturalmente con la ricettività alberghiera e quella extra alberghiera, così come tutti i servizi che sono connessi al sistema della neve per quanto riguarda gli impianti di risalita, i centri benessere, che sono ormai una delle richieste maggiormente al 58% secondo la nostra indagine richieste da chi va in montagna, rappresentano l'aspetto principale dove si riverserà la spesa e quindi il conto economico importante di questo turismo. Ecco, ma Tomei, a livello invece di scelta delle strutture, quali sono le strutture che gli italiani prediligono? Sicuramente sono strutture, come dicevo prima, che sono integrate per quanto riguarda la ricettività alberghiera, che abbiano da offrire appunto anche dei centri di benessere dopo magari che sono stati a sciare, dopo aver trascorso un'intera giornata, sicuramente se possibile al sole, ma comunque in un clima diciamo climaticamente più freddo. E sicuramente queste strutture le troviamo oggi, diciamo, sono orientate nelle regioni che, come abbiamo riscontrato noi, in Trentino, Friuli, il Piemonte, si trovano con un aumento rispetto all'anno scorso che si oscilla tra il 17 e il 19%. Ma poi abbiamo Val d'Aosta, la Lombardia, il Veneto stesso, e come ripeto anche diciamo, tutte le regioni, in particolare Lazio, Abruzzo, Emilia, Romagna e Toscana, che si trovano, diciamo, a rappresentare questa offerta nella zona, diciamo, centrale dell'Appennino. E in più naturalmente c'è bisogno di un fatto importante, soprattutto in questo periodo, come vediamo dalle immagini, c'è questa tradizione importante che è il Natale. Il Natale è un fatto che si vuole ritrovare sia nelle immagini iconiche, ma anche nella esperienzialità, nel girare, nell'andare a assaggiare, scoprire i percorsi del gusto, del sapore. Questo avviene in montagna, ma avviene anche in città. È una riscoperta non solo dei borghi, ma la riscoperta delle luci che devono essere accese nelle città. E queste luci possono essere accese solamente dai negozi, che devono innovarsi, ma rappresentano anche quell'aspetto tradizionale, che hanno retto, è vero, l'urto della crisi e di una concorrenza un po' più estesa, perché si sono specializzati, e questa specializzazione ha portato i consumatori, gli italiani, a propendere i propri acquisti verso delle scelte, dei prodotti che sono mirati, che vanno verso l'utilità, ma anche con il gusto della bellezza che è di carattere della nostra nazione, dell'Italia. Certo, assolutamente. E questo, infatti, è un aspetto molto importante. Infatti fino a questo momento la nostra attenzione è stata concentrata ovviamente sull'Italia, sul nostro paese, però il Natale è una festa internazionale, allora adesso vi facciamo vedere alcune curiosità su questa festa che arrivano da diverse parti del nostro pianeta.
Sono in migliaia anche quest'anno le persone che, vestite da Babbo Natale, hanno affollato le strade e le piazze di Minsk in Bielorussia durante la tradizionale parata che si tiene proprio il giorno della vigilia. Nel nord della Russia, tra le vie di Rybinsk, si è tenuta una vera e propria carica di Santa Claus. Così, tra canti, balli e carri, i cittadini hanno onorato la tradizionale figura di Nonno Gelo, noto portatore di doni locali. In moltissimi anche in Cina, a Pechino, dove ieri i Babbo Natale hanno affollato un intero parco, sfidandosi in una vera e propria corsa lunga 6 chilometri, una maratona in versione mini con lo spirito di diffondere l'atmosfera natalizia e la scusa di smaltire, giocando d'anticipo, un po' di calorie in vista delle abbuffate che seguiranno nei prossimi giorni di festa. E a proposito di tradizioni, al centro della nostra tradizione c'è sicuramente quella del presepe. Allora andiamo in diretta a Equiterme per vedere che cosa ci mostra il nostro Massimo Canino. Sì, ecco, noi ci troviamo a Equiterme, il comune fivizzano, siamo nella provincia di Massa Carrara. In questo paese viene ricostruito un suggestivo presepe vivente, proprio fatto dagli abitanti del paese, che non solo partecipano, come vedete, come figuranti, ma fanno loro stessi i costumi, hanno realizzato i costumi e tutte le scene di vita quotidiana che si svolge all'interno di un presepe. Vedete, c'è il panettiere e qui stasera, quando sarà aperto al pubblico che potrà visitare questo bellissimo borgo suggestivo, verranno offerti anche alcuni prodotti. Vedete, qui si sta preparando il vin brûlé, qui vengono cotte le castagne e poi abbiamo la pastorella che, vedete, sta preparando dei formaggi, delle belle formagelle della ricotta. E questi sono tutti ragazzi, abitanti di questo borgo che è Equiterme o dei paesi qui diciamo dislocati in Lunigiana. Stasera ci sarà ovviamente anche all'interno di una grotta ai piedi delle Apuane, ci sarà anche la ricostruzione della scena della Natività, il bambinello che sarà l'ultimo nato qui di questo paese. Qui sopra non vi voglio svelare altro, ma vi faccio vedere. Ad esempio qui c'è Erode con la moglie, i centurioni e poi alcune delle damigelle ricche del paese di allora che stanno transitando. Ci sarà lo spazio per la seta, per le lane che venivano appunto tessute all'epoca e quindi si avrà modo di ammirare anche i mestieri di un tempo che fu. Direi proprio una situazione suggestiva, un paese che vedrete avvolto proprio in un calore particolare che riproduce quella che è la scena appunto della Natività. Noi ve la riproporremo domani in un servizio che gireremo stanotte e poi domani vi faremo vedere per intero questa bellissima ricostruzione del presepe vivente di Equiterme. Se avete domande da studio, altrimenti vi restituisco la linea. Grazie Massimo, noi aspettiamo di vedere il tuo servizio di reportage su queste bellissime immagini che già ci hai anticipato, immagini in cui abbiamo visto anche diverse cose da mangiare. Quindi cerchiamo di capire gli italiani tra questa sera e domani che cosa metteranno sulle loro tavole, quali sono le tendenze di quest'anno, che cosa prediligeranno. Lo chiediamo a un grande rappresentante del mondo della cucina, lo chef Filippo Lamantia, collegato con noi al telefono. Ben trovato. Buonasera, grazie, auguri, auguri a tutti. Auguri anche a lei. Lamantia, quali sono le grandi novità di quest'anno, se ce ne sono, oppure si prediligerà per la tradizione? Ma guarda, io sono sempre per la tradizione, la gente che viene questa sera, i clienti che stasera appunto verranno al mio ristorante troveranno una scelta molto presente ovviamente che della mia Sicilia, delle cene in famiglia, del Natale in famiglia. Per me è fondamentale, in quanto non stando mai a casa e ricreo un'atmosfera appunto al ristorante. Ecco, sicuramente questo è importante, ma se dovesse dare dei consigli alle famiglie che ci seguono da casa, alle persone che in questo momento sono dietro i fornelli, che consiglio darebbe? Ma il mio consiglio è sempre quello di andare veramente a ricercare quello che si mangiava molti anni fa, quando la famiglia aveva praticamente uno status, quando il 24 sera era fondamentale passarlo con tutti i nonni, i nipotini, e quindi andare a vedere proprio le tradizioni, quelle vere e pure.
Io questa sera praticamente propongo ovviamente dei piatti miei, che sono, che ne so, il medaglione di pesce spatola alla peccatico, quindi il ripieno di mollica di pane, uvetta, pinoli e acciughina, l'arancina di riso col ragù di mare e il pesto di agrumi, quindi un po' di innovazione e un po' di tradizione. Ma è immancabile il pimballo di anelletti con il broccolo di tegame, a cui ho aggiunto la salsa delle vongole sauté. Per poi andare pure al bucatino prego. Parte, va. Ecco, qualche idea io penso che ce l'abbia data, è anche molto interessante, quindi la giriamo a tutte le persone che ancora magari sono indecise sul menù. Grazie Filippo Lamantia per essere stato con noi, ancora auguri. Torno dai nostri ospiti, abbiamo giusto 30 secondi e volete tracciare, anche se è presto perché Natale non è ancora passato, ma velocissimamente un primo bilancio su queste feste? Tre filetti, iniziamo da lei. Sì, io volevo invece riallacciarmi a quello che si diceva prima. Come avete sentito, la cena di Natale, ma non solo, anche le altre feste, generalmente il pesce è l'elemento più utilizzato per quanto riguarda i vari cenoni. Ecco, purtroppo il pesce è anche l'elemento che per quanto riguarda le famiglie è quello che costa di più. E allora, per mantenersi nella tradizione, noi abbiamo anche dato dei consigli per quanto riguarda il pesce, di orientarsi per mantenere questa tradizione, il pesce cosiddetto povero. Ho sentito che c'è anche un piatto utilizzando il pesce spatola, che è uno dei pesci che appunto è da un punto di vista economico è quello che costa di meno. Ecco, mantenere le tradizioni e nello stesso tempo risparmiare. Molte famiglie, ad esempio, hanno comprato il pesce un po' lontano dalla festività per risparmiare, perché c'è un inevitabile aumento dei prezzi quando si avvicina la data fatidica del Natale, certo, o del Capodanno, per poi congelare e riscongelare durante il periodo della festa e del cenone stesso. Quindi c'è questa voglia di mantenere le tradizioni e nello stesso tempo di risparmio. Ahimè, potrei dire che a chiusa del mio intervento, che era inevitabile il galleggiamento rispetto agli anni scorsi e anche una certa prudenza, proprio perché in Italia si sta definendo una sorta di polarizzazione nella struttura sociale del paese. Insomma, i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri aumentano in quantità, ma ahimè diventano ancora più poveri, ecco, rispetto a questa polarizzazione. È dare anche un messaggio di speranza, si può rispettare le tradizioni. Non avrei voluto finire con questo messaggio. Però, come diceva lei, giustamente si può utilizzare un po' di creatività per riuscire a rispettare le tradizioni pur stando così attenti anche al risparmio. Io ringrazio davvero proprio i nostri così ospiti. Grazie Rosario Trefiletti, grazie anche grazie a Cristiano a lei, Tomei per essere stati con noi, e ovviamente buon Natale anche a voi, e nel solco delle tradizioni.